Non è Natale senza il presepe vivente di Castanea, che quest'anno torna in scena per la 26ª volta. La magia ha avuto inizio come ogni anno il 25 dicembre. Pastorelli, artigiani, antichi romani ed animali in carne ed ossa accoglieranno il pubblico di tutta la provincia fino al 10 gennaio. Chiunque entra qui dentro, in questa villa, entra praticamente in una specie di magia, si può dire. E nella misura in cui veramente ognuno di noi vuole dare e si sente di dare, anche in maniera veramente minima, grazie diciamo, a questo dare il presepe ha modo di realizzarsi. Non è una recita nel senso che posso dire che chi viene a partecipare al presepe vivente come appunto figurante si cala talmente tanto nella parte che è come se il paese si trasferisse qui, visto che siamo circa 200-300 figuranti e ognuno fa quello che sa fare. Questa edizione, curata come ogni anno dall'Associazione Culturale Giovanna d'Arco, è la conferma della partecipazione appassionata di un paese che dona tutto se stesso per portare avanti la sua tradizione. A me piace perché mi entusiasma, perché mi fa sentire il Natale vicino e perché trovo tante brave persone nella mia capanna. E questa è come una piccola bottega artigiana, sono tutti ragazzini che sono cresciuti qua con me. Si lavora sì, porca miseria. Anche perché io sono di carattere che devo muovere, se no non me la passo. Questi sono sandali romani, fedelmente ricostruiti. Abbiamo ripreso la stessa forma e l'abbiamo rifatto, infatti vedrai i centurioni giù che hanno i sandali messi ai piedi che facciamo noi, quindi sono sandali al chilometro zero. Questa è una pastorella anche lei che una partecipa? Una pastorella da 16 anni. Io da 5 anni. E faccio maccheroni, bruschetto, ho fatto le bruschette, faccio il pane, insomma. Si fa pizzette e qualche pezzo di focaccia, dai, prego. La gioia del Natale ha varcato anche quest'anno i cancelli di Villa Arrigo, dove sono stati riproposti il concorso fotografico e quello cortometraggi, ai quali tutti i visitatori possono partecipare.